Mi chiamo Paola Cristalli, sono responsabile del settore editoriale della Cineteca. La Cineteca è una fondazione culturale con molteplici attività legate al cinema, alla conservazione, al restauro, alla ricerca, alla diffusione e alla distribuzione del cinema. E diffondere la conoscenza sul cinema attraverso una produzione editoriale è stata un'ambizione, un interesse, un obiettivo della Cineteca fino più o meno dalle sue origini, quindi risaliamo alla seconda metà degli anni 70. Per un certo numero di anni ci siamo appoggiati, diciamo, abbiamo avuto come compagni di strada dei coeditori interessati al cinema che quindi ci hanno un po' aiutato a cominciare a muoverci in questo mondo, soprattutto dal punto di vista strettamente produttivo e distributivo. Poi nel 2009 abbiamo ritenuto di avere la maturità sufficiente per costituirci in marchio editoriale autonomo. Ed è cominciata lì la costruzione del catalogo, di quello che è oggi il nostro catalogo attuale, che si è da subito più o meno orientato in due direzioni parallele. Da una parte la produzione di libri di storia e ricerca sul cinema. Dall'altra parte è subito cominciata la edizione DVD di film prevalentemente restaurati, sempre accompagnati da un supporto editoriale importante, ovvero sia da un piccolo libro in cui abbiamo raccolto sempre materiali critici e documentali a cui abbiamo un accesso privilegiato proprio perché siamo la divisione editoriale di una struttura più complessa come la Cineteca. Una caratteristica di questo nostro marchio editoriale, di questa nostra voce editoriale, è proprio la connessione molto forte con alcune delle altre aree di attività della Cineteca. In particolare, l'area che si occupa di restauro per quello che riguarda l'edizione dei DVD e le aree di ricerca che fanno capo agli archivi, segnatamente all'archivio Chaplin e all'archivio Pasolini, che sono i nostri archivi principali. Stiamo lavorando ad un imponente libro sui film di Federico Fellini ed è una proposta che ci è stata fatta da un autore esterno, quindi questo è stato l'iter, diciamo, un autore esterno che fa una proposta, la proposta viene discussa, viene valutata, se ne valuta la fattibilità in termini, essendo questo un libro imponente, c'è stata proprio anche una valutazione della possibilità di farlo nei tempi necessari. Contestualmente stiamo lavorando alla pubblicazione della ultima e completamente inedita, cioè mai pubblicata in nessun paese, in nessuna lingua, sceneggiatura di Charlie Chaplin. Questo è l'esempio di invece un progetto editoriale importante che è nato completamente all'interno della Cineteca. Perché? Perché non sarebbe stato possibile se in Cineteca non ci fosse un archivio Chaplin che negli anni ha raccolto e ordinato e digitalizzato gli archivi personali di Chaplin. Allora, un buon libro di cinema per me è un libro di cinema che porta un contributo alla conoscenza, allo studio e che è bello da leggere. Se una delle due cose viene a mancare, niente sta in piedi veramente. E questo quindi vuol dire che aspiriamo a fare libri che abbiano una serietà scientifica e che siano belli da leggere per tutti. Che cosa fa un buon redattore di saggistica cinematografica? Allora, secondo me la prima cosa è una buona conoscenza del cinema, maturata preferibilmente nelle aule universitarie, ma che preveda anche un poco di conoscenza del dato archivistico e del restauro. E la cosa che si impara nel tempo, che si impara per tutto il tempo che si fa questo lavoro, che forse non si impara mai fino in fondo, è lavorare sulle scritture altrui, perché questo vuol dire trovare quell'equilibrio molto difficile fra la necessità del tuo intervento e il rispetto per la scrittura dell'autore, appunto. È un equilibrio che anche noi dobbiamo cercare, perché anche gli autori di cinema, giustamente, alla loro voce ci tengono parecchio. Per noi
riesco a pensare solo al fatto di poter trovare dei buoni libri sempre più da pubblicare e che questi libri vadano incontro a un numero sempre maggiore di persone. È quello che dà senso poi al nostro lavoro. Io credo che per chi ama il cinema, leggere delle buone pagine di cinema, leggere dei buoni libri, non è soltanto una questione di arricchimento culturale, non è soltanto una questione del giusto di porre le cose nel loro giusto inquadramento, è proprio la possibilità di moltiplicare il piacere che il cinema ci dà.